strada, la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti. Andiamo a scoprire la contrada Milies, dove i nostri provetti cuochi per un giorno ci prepareranno il loro piatto. Buonasera, siamo gli amici di Milies e per il borgo di Milies noi questa sera prepariamo polenta e lazzo a caliera, il piatto tipico dei bambini una volta degli anni 50. Venite a Milies a trovarci, in questo bel borgo montano, frazione di Sigusino, a 800 metri di altezza, un po' meno insomma dai 750, ma sicuramente non vi pentirete, venite a trovarci. E adesso dentro tutti quanti che andiamo a fare polenta e lazzo a caliera. Quando se cresce la bella polenta se cresce così, se pianta così, se cresce così. Allora, gli ingredienti sono i più facili che possa sulla faccia della terra. Allora, farina di grano turco, sale e latte appena munto. Allora. Appena andata a moldere adesso. La bella polenta, se fiore così, se cresce così, se pianta così, se fiore così. Allora, come primo arte, c'è per la caldiera specialmente che assiede rame senz'altro. Il fuoco che funziona, una bella fornella vecchia di una volta, e se messo la caldiera, te cavo un sto cerco qua. Ecco qua, manca solo l'acqua, si appunge già l'acqua calda con il minestro, senti come va a voi. E metto sul quercio che a voi, che voi un po' di sale appena che la leva il bui l'acqua. Prima bisogna che leve il bui, entra una santina di sale, si vedrà una misiadella, cercarsi la sale, perfetta. E allora adesso entro la farina. E voi mi siate pulito che non fai grum. Quando si taglia la bella polenta si taglia. E menar per 40-45 minuti. Se cose così, se fiore così, se cresce così, se pianta così. Adesso grazie il mesco al padrone di casa qua che ne ha ospitato stasera. Prego. Vale, lei mangiare poaretta di una volta, e la sera i bocce, non sai cosa fare a mangiare perché forse non veniva neanche a capire tanto chi è tra gli anni tra i 50 e 60, mica sono del 51, ma anche prima sicuramente di pieno gli altri. E la sera fai questa polenta e ne metteva attorno con schegni, tutti quanti con cucciaro per un, e se mangiava queste robette, questa polenta e latte, poi non era altro, invece mangiava qualcosa d'altro se che n'era. E se noi subiamo a lui perché no, non ne ha più tanti insomma. Comunque i locazionisti grandi e grossi lo stesso, eh. La polenta adesso siamo già quasi a un buon punto, ma bisogna mischiarla perché viene buona e pulito circa 40-45 minuti. Pito la mena e più buona la viene. Credemi a me. Quando si smisia la bella polenta si smisia. Allora a questo punto che salta la polenta si ciappa a schegna, quindi d'opera per molder, si mette sozzora così, si ciappa la caldiera, si mette dentro, bene, si ciappa il vaso della latte e si butta in vaso la caldiera. Basta,
prima io quella. A sto punto si ciappa a spago che è legato sul taglier. Questa è due belle fette di polenta. Una due, vedete un taglier di un'altra. E una tre. Per noi dice sempre invece, torinati il filo della polenta. Dopo si ciappa. Se ciappa la polenta e se butta nel suo latte. Una e una due belle fettone là. Allora, anche la terza. Adesso, due cucciari e mettete qua attorno a mangiare. Questa è polenta e latte sulla caliera. Questa qua è la cena di tante sere negli anni del 50 e anni 60, che alla sera l'era questa in 3-4 attorno, che si mangia polenta e latte così, e dopo a dormire. Non ha lo stesso gusto di mangiare la tua scudella, è tutto un altro gusto. Sì o no? E ora? Sì, ma dopo il merito della vacca che ha fatto così, e anche la famiglia si aiuta, sei fiori così, se cresce così, se pianta così, se mangia così. Dagli amici di Migliès, buon appetito a tutti con polenta e latte alla caliera. Salute alla polenta! Vota il piatto e la contrada che vuoi far arrivare in finale mettendo mi piace a questo video se lo stai guardando da Facebook, oppure entrando nel sondaggio online se lo stai guardando da YouTube o da qualche altro sito. La finale tra le due borgate che avranno ricevuto più voti si svolgerà venerdì 27 ottobre 2017 alle ore 20 presso la 113esima Fiera Franca del Rosario di Segusino, in una serata show cooking dove i piatti delle contrade semifinaliste verranno preparati in diretta davanti al pubblico, degustati e poi votati dai partecipanti all'originale cena. Per partecipare alla serata e far parte della giuria, invia un messaggio WhatsApp, un SMS o telefona al 340 62 85 209. Cuochi di Contrada, la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti.